È ancora forte la commozione e vivo il dolore di un'intera comunità. Non ci sono parole per raccontare che cosa Don Beniamino Bedini abbia rappresentato per tutte queste persone che domenica mattina hanno affollato la piazza di via 12 Agosto, una piazza che adesso è intitolata a lui, il parroco della gente, guida spirituale, senza tempo. A distanza di 6 mesi da quel tragico incidente sulla bretella, i cittadini della frazione camaiorese gli hanno dedicato una festa che rimarrà nella storia. A rendere omaggio a Don Beniamino, i cori, la banda e tantissime persone, tra fedeli, autorità, forze dell'ordine e volontari. Era la sua via preferita, racconta qualcuno. Amava questo parco giochi perché lui amava i bambini e lo sapeva dimostrare facendo cose speciali per rasserenare le loro giornate, soprattutto di quelli meno fortunati, sempre con il sorriso sulle labbra, quello che si rivede oggi nelle persone che parlano di lui. La festa è iniziata con la Santa Messa celebrata da Don Andrea Ghiselli, che ha ricordato con commozione la figura del parroco, in prima fila la madre e i parenti di Don Beniamino. Noi siamo gli amici di via 12 Agosto. E un gruppo di persone che lui ha creato. Per noi oggi è un giorno fondamentale, importante, l'aspettavamo perché dopo tante lacrime ci è tornato il sorriso e l'abbiamo riportata a casa. Una giornata voluta in primis dai cittadini che nei mesi scorsi avevano promosso una petizione popolare proprio per richiedere l'intitolazione della piazza, arrivata prima del previsto. Normalmente ci vogliono 10 anni dalla morte per poter utilizzare il nome di una persona defunta. La prefettura di Lucca ha infatti concesso un'autorizzazione speciale, permettendo così di anticipare i tempi.